Amici, benvenuti a un altro episodio di In Campo con Manuel. Ciao Manuel. Ciao Filippo, ciao a tutti. Oggi in questa bella giornata di sole siamo per le semine invernali, dico bene? Sì, qui abbiamo iniziato con il grano tenero. Abbiamo una combinazione splendida oggi, difficilmente si vede dalle nostre parti, uno splendido Challenger, serie MT e una combinata da 5 metri. 6 metri. 6 metri, addirittura dell'Alpego. L'Alpego, la S Pro. Benissimo, allora abbiamo fatto proprio la messa in campo, Manuel, quindi con tutte le regolazioni del caso. La prima domanda che mi viene in mente, il cliente si trova sempre, me lo hanno anche confidato, un po' spaventato, soprattutto se viene da altre tipologie di seminatrici, chiaramente, no? Sicuramente sì, perché è un cantiere impegnativo che però quando uno ha iniziato a lavorarci per un paio d'ore eccetera risulta essere abbastanza intuitivo si e facile. Subito il via? Sì. Le operazioni, diciamo, che ti ho visto fare sono la pesatura. Abbiamo fatto all'inizio, va bene, la pesatura del prodotto per fare la taratura della macchina. Loro stanno distribuendo intorno ai 240 kg. Mm-hmm. Abbiamo tarato la macchina lì nel piazzale e poi qui in campo abbiamo messo avanti la macchina nel terreno, quindi abbiamo fatto delle registrazioni sulla seminatrice per la profondità e anche sul rotante, sempre per la profondità, perché comunque bisogna adattarsi un attimo, come sempre, alle diverse condizioni di lavoro e anche del terreno. Certo, ci troviamo qui un terreno un po' umido, ma diciamo che per come era la stagione, talmente secca, poi per la bella quantità di acqua che ha fatto non ci possiamo lamentare delle condizioni, non ci possiamo lamentare. Poi quando usciamo dal campo i cingoli o le gomme rimangono pulite, significa che stiamo facendo il lavoro giusto con la macchina giusta. Giusta, ma che le condizioni sono giuste. Che cosa ne pensi della combinazione cingolato, ovviamente Challenger, con una 6 metri importante come questa? Un gommato da chiaramente 350-400 cavalli. Secondo te, meglio, peggio, opinione tua? Allora, lì bisogna andare a vedere un po' le situazioni. Una semina fatta così c'è il calpestio minimo. Ridotto. Però su un gommato dovresti andare con delle gomme a bassa pressione, 900 dietro e anche davanti una bella gomma. Riusciamo, tra virgolette, a avere bei risultati. Questa è una combinazione perfetta. Secondo te è vincente rispetto al gommato? Beh, anche sull'esecuzione della manovra, fondo campo, eccetera, è più veloce, diciamo, di un gommato. Nonostante l'effetto ruspa nella capestana. Sì, quello dopo, se vogliamo andare a prendere tutte le variabili, c'è effetto ruspa, c'è più usura, c'è tutti altri discorsi. Poi bisogna vedere l'azienda anche quello che ha. Cioè, se mettiamo il caso, abbiamo l'azienda che deve fare anche tanta preparazione del terreno davanti alla semina, sopra del terreno lavorato tipo mais eccetera, io preferisco che il Challenger mi va a fare l'estirpatura o la francizzollatura e metto un gommato sulla seminatrice. Sulla seminatrice. Perché con gommato sopra a arature anche poi fatte così che o terre quando erano dure, quindi c'è da tenere in considerazione varie cose. Loro hanno i terreni preparati, la macchina grande è solo questa e alla combinazione perfetta. Allora sì, parlando della precedente attrezzatura da cui proviene questa azienda, hanno fatto un grosso passo avanti, perché prima venivano da una seminatrice meccanica da 6 metri. Sì, loro avevano fatto un'unione di due attrezzi, un erpice rotante sempre da 6 metri, che però dietro gli avevano agganciato una seminatrice da 6 metri trainata. Quindi solo quando andava per strada era più lungo di un bilico. Sicuramente. E infatti l'operatore mi ha detto, ecco, da oggi sono rinato, perché un cantiere così compatto, anche se sembra grande, ma un cantiere molto compatto. Sì, mi parlano di oltre 300 ettari di seminativo. Sì, mi ha detto 350-360 ettari di seminativi tra grano, favino e coriandolo. Beh, è importante. Con una macchina simile, se il tempo ci assiste, possiamo addirittura arrivare a completare tutte le semine in 10 giorni. E adesso vediamo, allora bisogna vedere se il tempo assiste e come va la terra. In questo caso abbiamo una terra avanti abbastanza preparata, cioè ho letto
e il letto di semi non ha bisogno di essere sfondato dal rotante, ma il rotante deve fare solo un lavoro di... Sì, vedo si fa un lavoro molto leggero. Sì, l'abbiamo registrato, che deve spianare e creare, diciamo, quella suola, quella superficie del terreno adatta per il seme. E infatti ho visto che viaggiamo intorno a 6 e mezzo l'ora. Notevole, secondo me in questo modo. Quindi 6 e mezzo l'ora per 6 metri di larghezza, due formule matematiche e viene fuori quanto su per giù si riesce a fare in un giorno. E secondo te, oltre a un'installazione che comunque ricordiamo sempre, anche se non l'ho mai filmato, serve una preparazione con un fabbro, bisogna lavorare il ferro per poter adattare? Allora, l'unica cosa, se hai il sollevatore davanti, qui abbiamo sofferto un pochino e ci è voluto un pochino più di tempo perché lui non ha montato un sollevatore, è stato fatto una soluzione così, fissa. Se hai il sollevatore, l'unica problematica che hai è creare due staffe per bloccare il tubo, quello che si vede, per portare il seme davanti e dietro. Ma passare le tubazioni elettriche, vabbè. Vabbè, quelli quando. Più che altro sono le staffe per tenere il tubo, perché poi sul tubo ci fai passare anche i tubi vicino, dell'idraulica, i fili della corrente, tutto quanto. Ma quindi comunque alla tua età, che sei ancora giovane. No, sono vecchietto io. Sei comunque favorevole a tutti questi salti tecnologici fatti nel brevissimo tempo? In 5 anni abbiamo avuto un'esplosione, veramente. Allora, io c'è da dire che c'ho una grande passione, queste cose le mi piace, e la tecnologia più va avanti e più mi fa piacere vederla e studiarla. Però mi sto rendendo anche conto che è una tecnologia che ti aiuta, non c'è niente da fare, è una tecnologia che ti aiuta. Parliamo di concimi, di serbi. Tempo fa ho messo avanti uno span di concime, il cliente era abituato a fare 3 giri sul campo con la stessa larghezza e con quello, con il controllo sezioni, ci siamo resi conto, mi ha detto: Manuel, ma non torni qua? Io andavo giù anche qui. E io ho detto: guarda, qui è colorato, qui è stato dato il prodotto. Già l'hai fatto. E alla fine della stagione è tornato su a dire: io rispetto a prima mi sono ritrovato del concime in casa. E sono soldi risparmiati. Tantissimo, anche perché concime e prodotti fitosanitari, oltre adesso il gasolio, davvero sono le cose stelle, che costano più. Quindi devi fare per bene. Indubbiamente, quindi vale la pena fare questi investimenti perché poi ti ritrovi soldi in tasca, sicuramente, dai. Ma sicuramente sì. Ma è stato fatto, è stato visto, e anche gente che non credeva e che erano titubanti si è dovuta ricredere. Va bene, amici, visto che è sabato mattina, lasciamo andare Manuel a casa, godersi il meritato weekend. Anche perché non vado a casa. Non va a casa? Ce n'ho un'altra. Si continua a lavorare imperterriti. D'altronde la stagione anche delle semine è così. Cosa dire? Buone semine a tutti, che abbiate una combinata o non, giusto? Sicuramente. Buone semine. Ciao. Grazie, ciao a tutti.